Buongiorno amici, siamo sempre qua a Smresma Mitravica, non so mai pronunciare il nome. Stamattina siamo qua un po' in giro nella zona perché avevamo trovato un wifi gratuito, un wifi aperto, perché devo caricare un video su YouTube, però adesso non la trovo più questa rete. Ieri c'era, oggi non la troviamo più, infatti ci stiamo muovendo per cercare se la ritroviamo e poter scaricare sto video. Eccola qui, una macchinina d'altri tempi, simile al 128 della Fiat, giusto? Ci assomiglia, non lo ci so assomiglia, questa, ma c'è sì. Una che ci assomiglia ancora di più. Questo è proprio come se fosse un lido da spiaggia, eh. Qua c'è tutto, ci sono le docce, ci sono i bar. Questo elicottero sempre che fa avanti e indietro. Sempre l'elicottero che fa avanti e indietro. Gli ombrelloni. E siamo sulla Sava, ricordiamolo. Giusto? La doccia Sava, la... Sì. Il fiume Sava, giusto? Sì. No, si chiama Rio delle Amazzoni. Ma va. Siamo sul Rio delle Amazzoni, bisogna fare attenzione perché ci sono anche i coccodrilli, si può essere anche attaccati. Ok, abbiamo trovato il wifi qua nella spiaggia. Abbiamo chiesto a una ragazza del bar, qui c'è il wifi libero per tutta la spiaggia. Io già lo trovavo facendo la ricerca delle reti, però non mi faceva accedere perché non mi chiedeva la password. Infatti la ragazza mi ha detto che non ci vuole la password, però mi chiedeva un passaggio in più di autenticazione. Si vede delle reti qua, serve, boh, non lo so, e quindi ho dovuto fare semplicemente questo passaggio in più, accettare le condizioni e sono riuscita a collegarmi senza bisogno di nessuna password. A differenza della Croazia, qui rubinetti, acqua ovunque. Qua ci sono le toilette. Vedete? C'è un mega locale. Ogni tanto c'è qualche folata di aria, meno male. Mamma mia, oh. Sarà una fornace lì dentro adesso. Stamattina c'era l'ombra come anche ieri mattina. È caldo. Ma oggi veramente fa un caldo. Abbiamo lasciato questo parcheggio vicino al fiume che ci ha ospitato per 2 giorni, 0 euro, nessun costo. Wifi free. Wifi free, abbiamo trovato il wifi free. Alla vicino. Grandissima proprio. Sì. Sì, solo che quando nel parcheggio c'era un wifi, ma era un po' più debole, quindi non era sufficiente, diciamo, per caricare i video, ma riuscivamo comunque a navigare su internet. Poi per caricare il video, come vi ho spiegato, ci siamo dovuti avvicinare a una spiaggia, diciamo allo stabilimento di una spiaggia sul fiume, e lì c'era un altro wifi molto più forte, siamo riusciti a caricare il video su YouTube. Adesso ci sposteremo per nuove mete. Il Danubio. Sì, questa è la Sava, infatti, pensate al Danubio. Salvatore sta arrivando con il pane. Si vede che macchina di Zingaretti. Come di Zingaretti? Era la macchina come ce l'avevi tu una volta. Sì, ma la BMW così avevi una volta. Gli elementi che c'erano dentro. Porca miseria, che roba! Allora, ho preso il burek con il formaggio e l'altro, cioè formaggio è un'altra cosa che non riesco a capire, sembra prosciutto. Ah, vabbè, ok. E poi ho preso metà di quei pani giganti che hanno loro, perché sai che hanno sti pani enormi? Uh-huh. Ne ho preso solo, okay. Ne ho preso solo metà, vedi? Uh-huh. Nella busta di plastica, vabbè. Okay. Tanto noi la busta di carta ce l'abbiamo. Qui
siamo su una ferrovia non più utilizzata. Sono rimasto bloccato, non posso spostare. Siamo rimasti bloccati sul passaggio del treno. Non va, non va il camper, non va. Anche di qua, guarda. Arriva il treno! Qua una tangenziale, ma qua le tangenziali, tangenziali, autostrade, boh, non so come definirle. Comunque pare che costino poco qua. Biglietto, ticket. Qua in Serbia. Siamo arrivati a Belgrado. Adesso quasi siamo, abbiamo trovato un posticino all'ombra e un adesso bel goccio di birra. Adesso facciamo uno spuntino, abbiamo già fatto il brindisi con la birra. Ecco qua. Io c'ho una fame, accidenti. Questo è il burek. Sono le 4. Stiamo facendo uno spuntino in pieno centro città. A merenda Sinoira, in pieno centro città. Merenda Sinoira? What? Sarebbe? E in piemontese si dice merenda, merenda, non so, merenda Sinoira si dice così. Io ti interrogo perché io sono nato in Piemonte, ricordo. Ma non sapevi cosa vuol dire merenda Sinoira? No, io lo so cos'è, sono magari le persone che ci ascoltano, tanti che non sanno che cos'è. È un detto piemontese per dire fare, essere in compagnia e farsi un bicchierino e uno spuntino, giusto? Sì, sì. Un po' di convivialità, si dice così? Sì. Ma convivialità, non necessariamente. Ma sono proprio forte. Merenda, merenda. So troppo. Sono le 4, diciamo merenda Sinoira dovrebbe essere in solito intorno alle 5 o alle 6. Sì, dai, facciamo sono le 4, ma fame, adesso mangiamo. Siamo verso il centro di Belgrado. Qui abbiamo trovato un posto anche all'ombra dove stare. Adesso vediamo se ci fermeremo qua stanotte o sì, qua ci sono delle aree camper, ma abbiamo visto o sono, non c'è ombra in queste aree camper o sono troppo lontane dal centro e quindi adesso vediamo un po', vi aggiorneremo. Una cosa positiva che vediamo di queste città è che comunque c'è tanto verde, cioè comunque sono città ma gli spazi di piante, di, anche qua c'è quasi diciamo una specie di bosco. Poi qua abbiamo una chiesa che è una chiesa ortodossa, quasi sicuramente, scusate se non vi do l'informazione precisa, ma ho cercato che cos'è, ma è scritto tutto in alfabeto cirillico, che qua, praticamente qua in Serbia c'è già l'alfabeto cirillico come quello russo, come quello bulgaro, quindi è proprio un altro tipo di scrittura. Vediamo se riusciamo a dare un'occhiata a questa chiesa. Allora, qua praticamente se dice, riuscite a no? capire, ci sono gli orari, ma qua è scritto tutto in cirillico, allora, come vi ho detto prima. Adesso te lo spiego cosa c'è scritto. Adesso ce lo spiega Salvo cosa c'è dopo scritto. Dopo che spegni cosa te lo spiego. Qui c'è un odore di incenso. Credo sia questo. Sì, sì. Ma sono candeline queste qua. Secondo me sono queste qua che sono profumate. Micetto, i micetti qua ci sono anche. Ciao! Che caspita è sta roba lì? Bello, che cos'è? Tipo una gallina. Tipo, non è una gallina. Però. Sembra una fagiana. Tipo una fagiana, ma non so che cos'è. Non mi sembra una fagiana. Sembra una fagiana, sì. Ma pensa a Teo. Se non vola e scappa. Dove è finito? Non la vedo più, aspetta. L'ho persa col telefono. Vedi.
Ah, ce n'è un altro. Guarda che c'è il piccolo, guarda che c'è il piccolo. Piccolino. Micio? No, eh? No, Micio, no. Qui stai ferma. Aspetta, aspetta, guarda la mamma come lo difende, guarda. C'è... c'è il Micio che vuole acchiappare il fagiano. Ma non è molto convinto, sto Micio. Sì, comunque sono... Io penso che siano della famiglia dei fagiani, sti affari qua. Adesso è lì preoccupata perché c'è il piccolino lì. Oh, stiamo filmando la scena alla Piero Angela qui. Via. Piste ciclabili ci sono anche qua, eh. Wow, qua stiamo attraversando il Sava, giusto? Sì, sembra gli Emirati Arabi. Stiamo creando una coda infinita. Sono andato a 20 all'ora sul ponte che praticamente divide la città. Bellissimo. Wow. Sì. Poi adesso che ci sono sti colori all'imbrunire, tanta roba. Sì. Bellissimo. Là non siamo potuti stare alla fine perché c'era la sbarra poi. Sì, siamo tornati. Era lì. Una zona in cui sembrava che non si potesse stare. Era troppo bello perché era là tranquillo, all'ombra, con le piante. Sembrava troppo bello per essere vero. E quindi ci stiamo dirigendo verso un'area camper che abbiamo trovato qua della zona. Perché noi nelle città preferiamo sempre appoggiarci a delle aree camper perché ci sentiamo un po' più sicuri. Se siamo obbligati. Sì, quando visitiamo le città di solito facciamo così. È piuttosto incasinato qua. Mamma mia. Noi non ne visitiamo tante città, infatti. Infatti camper non ne vedi uno. No, non ne vedi uno qua di camper. No. Ed è molto stressante guidare qua, eh. Lo assicuro. Parcheggia la Totò in Belgrado. Stasera ci siamo parcheggiati qua. Questo è il parcheggio di una stazione di benzina. Abbiamo messo subito tutti gli oscuranti per renderci invisibili, sperando che non vengano a romperci le scatole. E in modo che non vedano che c'è dentro qualcuno. Non siamo andati nell'area camper, diciamo che è poco distante da qui. Però abbiamo visto anche da fuori che è super piena, con camper uno appiccicato all'altro. E quindi in combinazione abbiamo visto sto parcheggio libero dietro un'area di servizio di una stazione di benzina e ci siamo piazzati qua. Speriamo che nessuno venga a rompere le scatole. Stasera insalatina leggera. Wow. Sì. Pomodori, olive, cipolla, peperoni. Sì, c'è dei pezzettini di peperone, sì. Sono distrutto stasera. Sì, oggi ha fatto tanto caldo, eh. Mamma mia, caldo. Poi lo stress guidare qui, l'ho già detto, ma è stato veramente impegnativo. Abbiamo girato tre posti. Tre posti? Per stare col camper, sì. Questo è il terzo posto. In realtà l'abbiamo trovato proprio di culo. Stavamo facendo uno stradone per andare all'area camper.
L'ho spiegato prima, sì. Mi vanno gli occhi una frazione di secondo a questa stazione di benzina. Subito mi sono infilato, come ci siamo parcheggiati in un nanosecondo abbiamo chiuso tutto. Per far sembrare che non ci sia nessuno dentro. Quello è importante. È andata proprio di lusso. Almeno, al momento. Al momento, speriamo che non si rompano le scatole. No, no. Buongiorno amici del canale In Camper con C e Salvo. Oggi visiteremo Belgrado. Abbiamo lasciato il camper qua, vicino a questa stazione di servizio. Abbiamo parlato con un signore che lavora qua, qui c'è un'officina, e ci ha detto che non c'è problema per lasciare il camper qua. Ci ha detto solo di... questa è una zona comunque videosorvegliata, quindi in teoria non dovrebbero esserci problemi. Qua vicino ci ha detto che ci sono degli zingari che possono rubare, eccetera, appunto per questo che hanno messo le telecamere. Che Dio ce la mandi buona. Che calore. E ci fa tanto caldo, sì, ci sono le 11 di mattina, ci sono già più di 30 gradi. Oggi fa caldissimo qua a Belgrado. Partiamo in bici oggi. Cosa vi ricorda? Non assomiglia a 128, l'hanno solo modificato il culo, eh. Ci sono anch'io, eh. Stiamo facendo questa passeggiata verso il centro, comunque andare a visitare qualcosa, ma stiamo facendo una fatica immane, veramente. Un'impresa senza senso, titanica. Ci siamo fermati adesso a mangiare un po' di frutta fresca per recuperare un po' di zuccheri, fa un caldo e poi comunque... Poi qua c'è tanto trafficato, ci sono tante macchine. È una città... In bici ho paura con tutte queste macchine. Sì, è una città complicatissima, veramente complicatissima. Da provare per credere, perché veramente girare qua è un inferno. Questo è un palazzo tipico. Di Belgrado. Vedete che roba. Non oso immaginare lì dentro con sto caldo. E vabbè, piano piano ce la faremo a raggiungere le parti un po' più carine. E che dove ci siamo fermati è veramente molto molto lontano dal centro. Arrivare a parcheggiare in centro è praticamente impossibile. È praticamente impossibile. Ah, poi un'altra cosa volevo aggiungere, girare qui in bici non se può. L'ho detto. Qui in bici è impossibile. Devi essere un esperto, perché non c'è un pezzo di ciclabile intera, sono tutte rattoppate, poi non ci sono gli scivoli ma ci sono tutti gli scalini. No. Noi abbiamo preso le bici perché siamo veramente lontanissimi dal centro e le bici ci aiutano. Ma non è posto per girare in bici. Non è come Lubiana, ecco. Lubiana è proprio un altro pianeta. Lubiana vai più veloce in bici che in macchina. E poi Cinzia in particolar modo sta facendo molta fatica, perché appunto per questi motivi, no? Sì, perché io ho paura, come ho detto prima. Devi fare molta attenzione, se non sei proprio bravo andare in bicicletta. Non che non so andare in bici, però non volevo dire quello. Stavo parlando a tuo favore, perché qua è veramente complicato. Io bene o male in bici me la cavo. Se devo attraversare una strada devo scendere dalla bici, perché io ho paura. Allora la cosa si fa un po' più per le lunghe. Vabbè, adesso mi mangio un po' di uva, una banana e una prugna, eh. Qua addirittura c'è un albero sul balcone. La maggior parte dei video fanno vedere su Belgrado, fanno vedere musei, tutte le parti più belle. Ma Belgrado è anche la periferia, non solo il centro. Sarà ancora in funzione? Prova a chiamare qualcuno, dai.
Ciao. Belgrado è anche questo, vedete? Siamo entrati in questo, questa specie di galleria. Qua prosegue. Sono dei negozi, delle attività, diciamo. Qua cambiano i soldi. Qui si scende giù all'inferno. Com'è? Ti senti un po' meglio adesso? Sì. Sì? Un po' meglio, dai. Ok, abbiamo mangiato un po' di frutta, abbiamo fatto un attimo una pausa all'ombra, ci siamo un attimo ripresi. Un po' di ombra, eh? Troviamo all'esterno della fortezza di Belgrado. Qui siamo in questo parco che è enorme, adesso piano piano lo scopriremo. Oh, un po' di ombra. Ci sarà quasi 40 gradi oggi qua, un inferno. Per la cronaca, 40... temperatura 40,9 gradi, 41 gradi. Ci sta fondendo il cervello. Guardate che sbalzo che ha sto ponte. Impressionante, eh? Sa, vediamo se riusciamo ad andare su con le bici, eh? Vediamo un po', vai. Qua è solo per i ciclisti, quindi quelli che hanno le bici, no? Quindi se sei a piedi non puoi salire. Beh, se mi fai un po' di spazio forse entro anch'io. Bravo. Vai, schiaccia. Schiaccio io? Sì. Tienimi un secondo la bici. Vediamo un po' cosa succede. Opla! Si sale, Rich. Un po' lento, eh? Ah, no, vabbè, l'importante è che arriviamo. Ok. Non ci picchia. It's ok, it's ok. Vai pure. Accidenti, siamo saliti su. Wow. Wow, che vista. Ah, c'è anche un bel po' di aria qua, meno male.
Bellissimo. Qua ci sono i nostri mezzi. Che caos sta città, oh. Manicomio, manicomio. Però c'è dei palazzi veramente molto belli, eh. Cinzia è sfinita, oggi è proprio distrutta. Non abbiamo mai bevuto tanto come oggi, eh. Guardate i soldi qua. I soldi, i dinari italiani. Serbi. Fanta Tropical. Sì, sì. Sì, ma date il resto. Allora, due Fanta Tropical, che ne abbiamo già bevute altre due prima, eh. Come ho detto, non abbiamo mai bevuto tanto come oggi. 290 dinari, quindi, no, 180 dinari, sì, 90, quindi 90 dinari l'una, che sarebbe un po' meno di un euro l'una. E qua, e qua il resto vi riempiono di banconote. Sì, sì, perché ricordiamo banconota... un euro vale 117 dinari. La moneta, la banconota più piccola che valuta. E non lo so. Non ti ha chiesto anche il 5 oggi? Sì, mi ha chiesto 5 dinari, che però è in moneta. È in moneta? Sicura? Penso di sì, è in moneta. No, non lo so. 1 e 2 dinari sono sicuramente in moneta. Poi comunque qui c'è 20 vedere, dinari, 50. Vi facciamo vedere le banconote. 100, c'è Nikola Tesla. Dove sta? Aspetta, eh. Quella da 100, Nikola Tesla. No, non ce l'ho. Sì, sì, ce l'hai. E dove? È lì. Ah, è a lui, sì? Eccolo qua. Sì. Questo chi è? Questo non lo so, non so come sai è. Pa? Questo chi è? Questo sarà, non lo so, sarà qualcuno della chiesa ortodossa. Sì. Abbiamo preso un bombolone qua in una panetteria, bombolone con sorpresa, pensavamo ci fosse la crema come dovrebbe essere, invece c'è la marmellata. Adesso devo ancora assaggiarlo io, ma secondo me è buono lo stesso, anche con la marmellata. Ma perché ne vuoi anche te? Eh sì, l'hai mangiato, un pezzo lo mangio anch'io. E che dividiamo in due sta farina qua? Un morso non me lo dai? Ho detto, prenditelo anche te. Non l'hai voluto prendere, adesso ti arrangi. Vediamo se mi ammazzo, con la bicicletta. Non guardare che. Cibo no, tradizionale serbo. Non guardare che non sono cose buone, vieni. Sembra buono. Questo è buono, cos'è qua? Allora, quello al lampone. Questo al miele. Cos'è sta roba di miele, no?
sì, sembra miele. Albicocca, mela, noce. Ah, sono una specie di spritz da assaggiare sta roba qui, penso. L'abbiamo fatta, eh? Abbiamo trovato anche Piazza della Repubblica, che è la piazza più importante di Belgrado. Accidenti, oh. Adesso... E pensate che internet ci diceva che oggi Piazza della Repubblica è chiusa, come no, la piazza chiusa. C'è qualcosa che non funziona del telefono. Oggi è lunedì, eh. Allora, adesso vi facciamo vedere una panoramica, della piazza. E voilà! Bellissimo qua al centro, eh? C'è tutta quest'area che è piena di gente, tutto pedonale, noi con le nostre biciclette. Anche un po' di artisti di strada. Bellissimi palazzi, comunque, mamma mia. Bellissimi. Piace molto, Belgrado, proprio una bellissima città. Questo sta spaccando, eh. C'è la custodia del violino piena di piccioli. Porca miseria. Libreria bellissima. Wow, che roba. Spettacolo. All'interno di questa libreria potrete gustare un buon caffè o un tè, immagino, penso. Vedete? E leggere un buon libro. Ne dovete prendere di caffè, però, prima di finire il libro, eh. Qua c'è un signore che legge il libro. Comunque è bellissimo il centro di Belgrado, come già detto, soprattutto perché c'è montagne di pilu, fiumi di pilu. Mamma. Anche dei bei maschioni. Sì, sì. Ovviamente Cinzia aggiunge anche. Com'è? Spalle larghe, belli muscolosi. Sì, sì, qua gli uomini sono tutti... Tutti no, però morti. Bei fusti. Bei fusti, vero? A differenza del maritino che è un po' esile, ma... Sta risata la dice tutta, eh? Ma no, il maritino va bene così. Sì, Qui ci troviamo... C'è una ragazza Spider-Man. Ci troviamo sopra, nella parte alta del parco, dove c'è la fortezza di Belgrado. Siamo verso il tramonto. Buonanotte. Buonanotte, sono stanca. È cotta. Sono stanca, voglio andare al camper. È proprio cotto. Il problema è che per arrivare al camper c'è un bel pezzo. Un bel pezzo. Vedi, sono... Qua ci sono armi di guerra. Armi da guerra. Pensate addirittura con
il Flanagan lì con le ventole. Le ventole con le... caspita si chiama. Vabbè. Le eliche. Sì, le eliche, sono fuso anch'io. Siamo troppo stanchi. Guardate sta affare qua. Cioè, non so se lo facevo un chilometro con un litro sto bestione qua, ma forse neanche. È proprio... cioè, incredibile. Pieno di questi traverse delle vie principali e ci sono queste specie di cortili troppo curiosi. Qui siamo nella piazza di prima, sono passate un paio d'ore, fra non molto diventerà buio. Si sta proprio popolando sempre di più ed è un peccato non potersi fermare perché è bellissimo qua, ovviamente la sera è più affascinante, ma dobbiamo assolutamente ritornare al camper perché l'ha incustodito e abbiamo, insomma, non vogliamo lasciarlo lì per troppo tempo perché l'attività dove l'abbiamo parcheggiato chiudeva alle 5 e dopodiché andavano via. Qui abbiamo anche un bel blues. Non si vede dentro. Bellissima. Bellissima. Vabbè, li faccio rivedere, va. Guarda che roba. Mamma mia. Ce l'abbiamo fatta, eh. Siamo tornati al camper. Il camper c'era ancora, tutto intero, tutto a posto. Siamo abbastanza distrutti, infatti ci siamo subito fatti una doccia qua in camper. E oggi è stata una giornata, almeno per me, molto pesante. Per tutte e due, però forse per me di più. Adesso mangiamo qualcosina. Allora, mangiamo qualcosina, eh? Sì, proprio due forchettate di spaghetti, sì, che spaghetti erano rimasti riscaldati, che erano rimasti da una volta precedente. Le moto che passano. Poi scaldiamo un pezzettino di burek, qua. Questa è la nostra cena. E stasera anche le more. L'amore che abbiamo comprato l'altro giorno al mercato. Gli ho messo un po' di limone. Assaggiale. Assaggiamo. Mamma mia che caldo dentro sto camper. Ah, io sto meglio adesso. C'è il turbovento. Cinze mutande. Sì, sono in mutande. Buone ste more. Sì, gli ho messo un po'... Buone, vero? Sì. Non zucchero, solo limone. Un pochettino, ma proprio appena appena. Mm.